tre giapponesi, tre filosofie di automobilismo, ma tutte 4x4. E ce n'è per tutti i gusti, da Mazda CX-5, rivolta a chi è a caccia di un SUV premium, o Nissan X-Trail, ideale per chi ha bisogno di caricare tanto, o Subaru Outback, alternativa per chi cerca una trazione integrale ma non è stregato dai talentuosi SUV. La CX-5 si rinnova parecchio rispetto al vecchio modello, punta tutto su linee morbide e filanti che la proiettano verso una personalità decisamente sportiva. Ma migliora anche il comfort, al punto da inserirsi tra le migliori alternative ai SUV tedeschi. A bordo l'aria premium gioca molto sull'insonorizzazione, il silenzio c'è e si sente, anche in virtù dei nuovi doppi vetri. Lo spazio per chi siede dietro, grazie ad una lunghezza di 4,55 m, non manca, anche per i passeggeri più alti. CX-5 è in vendita con tre motori a benzina, compreso il 2,5 litri da 195 cavalli. Per il gasolio abbiamo invece il 2,2 turbo da 150 o 175 cavalli con trazione integrale. Nissan X-Trail è invece il SUV più grande di casa Nissan e grazie ai suoi 4,70 m ospita facilmente fino a 7 passeggeri. Con questo restyling abbiamo linee più muscolose, ma anche una migliorata abitabilità interna. Il motore 2000 diesel da 177 cavalli si gode una buona ripresa anche alle basse andature. Apprezzabile poi la possibilità a richiesta delle 4 ruote motrici solo quando serve. La trasmissione può essere sia manuale a 6 marce che automatica CVT. Subaru risponde con l'Outback, sulla quale debuttano piccole novità estetiche per mantenere un buon passo con la concorrenza, pur confermando le caratteristiche di versatilità. Nuovi fari anteriori a LED, come è anche stata ridisegnata la calandra e i cerchi Lega da 17 o 18 pollici. In listino è in vendita con il solo motore diesel 2000 da 150 cavalli, mentre i cultori della benzina troveranno sfogo nel 2,5 litri da 175. Rispetto a Mazda e Nissan, non è un SUV e gioca le sue carte migliori in un'operazione nostalgia formato station wagon, che ancora tanto piace.